fatto il liceo classico, ero così, studiavo abbastanza seriamente perché i miei facevano grossi sacrifici per farmi studiare, però non è che avessi entusiasmo per nulla. E quello forse mi piaceva un po' di più, la matematica e la fisica. E poi quando ho dovuto finire, intanto sono di quei pochi fortunati che non hanno fatto la maturità, perché ho fatto la maturità nel 40, l'Italia entrò in guerra il 10 giugno del 40 e c'era la vigilia della maturità e allora decisero di non farla e di farci promuovere o bocciare con la media dell'anno e quindi io sono di quei pochi fortunati. Perché allora era un incubo la maturità, perché si doveva portare tutte le materie degli ultimi 3 anni. E poi dopo dovevo decidere cosa fare. Io non avevo la minima idea di cosa fosse l'università, i miei non avevano fatta. Mio babbo era contabile, mia mamma era maestra e avevano alcuni amici tutti laureati in lettere. E allora io avevo sempre sentito parlare di lettere e basta. E poi io avevo facilità per scrivere, facevo temi in mezz'ora, sbrodolavo giù, come diceva una mia professoressa di lettere. Da bambina, quando facevo la seconda ginnasio, mi divertiva a scrivere le cronache della partita della Fiorentina. E allora forse pensavo anche avrei fatto lettere, avrei fatto la giornalista, chi lo sa. E così mi sono iscritta a lettere senza nessun pensamento. E dopo un'ora di lezione ho capito non faceva per me. E mi ricordo una lezione di De Robertis che parlava dei pesci rossi, il libro di Cecchi, mi pare. E mi parve così noioso, così barboso. E come disse: no, no, ho sbagliato completamente strada, non fa per me. E siccome appunto la matematica e la fisica mi piacevano di più, e poi la mia compagna più del cuore, diciamo, quella più amica, aveva scelto fisica, mi sono iscritta a fisica e a fisica mi sono trovata subito molto bene. Poi sta mia compagna, che era americana fra l'altro, che poi con la guerra si è dovuta tornare in America, poi lei ne ha piantato la fisica, si è laureata in lingue. No, io in fisica appunto mi sono trovata subito bene. Ho cominciato a studiare molto più volentieri al liceo, con molto più interesse, diciamo. Ecco, così sono all'ultimo anno dovevo scegliere la tesi. Io avrei voluto fare una tesi in elettronica perché mi piaceva intanto lavorare in laboratorio, armeggiare con le mani. Io ho sempre armeggiato e facevo anche da bambina, montavo, smontavo la bicicletta, mi divertiva a costruire. Navi di legno, martelli, ocean, no? E quindi mi piaceva anche l'elettronica. Però il direttore dell'istituto è deciso altrimenti, mi ha detto una tesi su un argomento molto vecchio, era l'elettrostatica, che ormai non c'era più nulla da fare, insomma, di nuovo. E poi era scoraggiante, bisognava fare una tesi compilativa, c'erano tutte le riviste su un alto all'ultimo piano, nelle librerie, tutte polverose, perché non ne guardava più nessuno, tutta roba a inizio 800. E allora no, dissi, fa per me. E lì l'unica possibilità di fare una tesi sperimentale, non teoria, diciamo, io non ero teoria, era astronomia all'Osservatorio d'Arcetri. E lì ho chiesto la tesi e così ho cominciato a fare una tesi in astrofisica, quindi completamente per caso. E poi facendo la tesi ho cominciato a capire in cosa consisteva la ricerca, ho cominciato a divertirmi, insomma, a fare ricerca e avrei voluto seguitare. E infatti ho fatto un po' l'assistente volontario per qualche anno e poi dopo 3 anni di precariato ho avuto un posto di assistente incaricato, poi ho fatto il concorso, diventato assistente ordinario e così ho cominciato. Era la politica che mi interessava, io ero antifascista e anche al liceo sono stata sospesa per 20 giorni perché avevo parlato contro il fascismo in classe e dovevano buttarmi fuori da tutte le scuole.
poi invece i professori erano tutti segretamente antifascisti, salvo uno o due, e mi sospesero per 20 giorni, mi dettero 7 in condotta e sarei dovuta andare a ottobre in tutte le materie. Poi per fortuna ci fu la sanatoria, ci avevo 7 di media, 7 in condotta e mi pare ci avevo 6 in matematica e fisica, perché il professore di matematica e fisica era fascista. Sì, e c'avevo 8 in filosofia, di uno non mi abito nulla, perché lei era Però era antifascista. antifascista, per simpatia. L'idea che aveva allora intanto era di riuscire a fare qualche lavoro interessante di testa mia, di liberarmi, diciamo, di non essere guidata dal mio correlatore di tesi, cioè di lavorare in maniera indipendente, di salvare il mondo con l'astronomia, no, ci ho mai pensato, di avere delle idee, diciamo, contro le dittature, contro... Questo sì, sono diventata antifascista nel 1938, io per le leggi razziali, perché prima noi più o meno, anche se i miei erano antifascisti, noi si era più o meno tutti, ci si divertiva, ecco, Lei forse perché si andava alla Dunate, si cantava, si mangiava, si faceva sport, si giocava a soldati, in altre parole. Quindi io antifascista sono diventata proprio specificatamente perché ho capito che cos'era. Quando sono cominciate le leggi razziali e io avevo una professoressa ebrea che l'ho vista cacciare da un giorno all'altro, avevo dei compagni ebrei, erano buttati fuori da un giorno all'altro, ci si aveva anche degli amici ebrei, che qualcuna di queste è stata anche nascosta in casa nostra un certo tempo. Insomma, questo è che mi ha aperto gli occhi più che l'ideale di democrazia, e per noi allora era una cosa abbastanza vuota, perché io sono nata nel 22, quindi si era visto solo la dittatura, che poi in Italia è stata una dittatura, certo molto più all'acqua di rosa di quella tedesca, con tutte le atrocità che c'è stato, però non paragonabile al nazismo. Malgrado tutti gli sbagli e i difetti della DC, noi si è avuto un periodo in cui si è avuto in fondo un periodo bipolare, perché PC e DC erano le due forze dominanti e che hanno fatto progredire l'Italia proprio in questo contrasto che c'era fra PC e DC. Quindi sono state forze rispetto a oggi molto più democratiche, perché se penso a quello che ha fatto di male Berlusconi in un'Italia in cui gli italiani hanno sempre avuto pochissimo senso civico, senso dello Stato, e Berlusconi è stato un maestro terribile, l'ha fatto peggiorare proprio il senso civico, l'etica, diciamo, della politica. Berlusconi è stato un cattivo maestro, un pessimo maestro, che ha trovato però anche degli studenti, diciamo, un terreno fertile, perché e penso quando Montanelli diceva che non si doveva avere paura di Berlusconi perché dopo un governo Berlusconi gli italiani sarebbero stati vaccinati, e invece insomma si è sbagliato in pieno, perché come dopo tutto l'hanno combinato, dopo tutte le leggi truffa, e sono di nuovo, almeno stando ai famosi sondaggi. Io non so se saprà altri 4 anni Berlusconi, ma a me mi fa venire proprio, mi tremano i polsi, ossa ci si ridurrà, perché poi basta, dice, mettere le donne in lista, ma ci vogliono anche persone che lo sappiano fare, perché anche la politica non è mica che uno si improvvisa politico di punto in bianco, anche questo di mettere in lista nomi noti per farli eleggere, ma la politica non è un qualcosa che chiunque la sa fare, anche quella è una professione o un'altra, secondo me ci vuole una capacità, anche un'attitudine a fare il politico, non è che semplicemente perché uno è noto. Sì, poi appunto fa capire che la politica deve essere anche etica, cioè la politica deve, ci vogliono degli ideali da seguire, da cercare un ideale di società. Che uno che vuole fare il politico lo fa per cercare di modificare la società, per migliorarla, per avere certi, per seguire certi ideali, non semplicemente perché lo mettono in lista e gli dicono vota così o vota colà,
e poi per guadagnare troppi soldi, perché anche quello dei soldi, insomma, i politici italiani sono super pagati, anche quella è una vergogna, e diventa proprio un affare, certo che uno si sistema per la vita. So a quelli che scrivono a Flores d'Arcais su Niro Mega, per esempio, e sono tutti articoli che difendono gli ideali della politica, però sono una minoranza e sono sempre appunto, insomma, arrivano solo a certi livelli, alla gran massa della gente non ci arrivano. Io so che il 68, per esempio, è stato estremamente importante anche nella scienza per noi, proprio c'era questa voglia di libertà, di autonomia, di collaborazione, che ha fatto crescere per esempio l'astrofisica italiana moltissimo. L'astrofisica italiana era proprio un fanalino di coda negli anni 50. 68 è stata la rivitalizzata e molti di quelli che sono stati più attivi nel 68 poi sono diventati, una volta andati in cattedra, diventati direttori d'osservatorio, che sono stati fra i peggiori conservatori, soprattutto nelle scienze meno redditizie c'è un po' più di democrazia, ma se si va a guardare medicina, ingegneria, certamente, questo ora per la fisica per esempio è meno vero, perché le leggi del mercato ci sono meno, tante banche della fisica, le particelle, l'astrofisica, c'è meno interessi, c'è un po' più di etica, proprio, di gusto per la scienza, per la ricerca, però appunto anche qui bisognerebbe anche incoraggiare i giovani, e oggi è talmente difficile andare avanti, insomma. Anche i politici della scienza se ne occupano pochissimo. Quello che ho fatto io, ho fatto molte conferenze, incontri nell'università, nelle scuole medie, e vedo che mi vogliono bene, che ho di molti, insomma, che mi capiscono, però poi a cosa serve? Semino a cosa o no? A quello che mi scrivono tanti, sì, sembra di sì. Però no, sono sempre 2, 3, 4, 10. Beh, io sono rimasta intanto perché io avevo già una posizione, e poi c'avevo anche genitori vecchi, soli, c'erano anche fattori. Poi preferivo stare in Italia, potevo restare negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti intanto mi piaceva l'American way of life. E poi, insomma, volevo tornare per riuscire a fare una scuola qua, e tanti vanno via anche proprio per necessità, perché quando sei precario per anni, va avanti a borse di studio, contratti di ricerca, senza avere una posizione stabile, anche quando riesci ad avere una posizione stabile ti arriva a pigliarsi e no 1200-1300 euro in mese, e quindi c'è tutti i problemi. Anche pensare, se uno deve affittare una casa o comprare una casa, come fa? Sono tutti problemi pratici di cui ci dovrebbe essere molto più una politica che permette ai giovani di restare, di avere una posizione e gli permette anche una vita decente, anche affitti alla portata degli stipendi. E questo mi pare si fa ben poco, nulla. È perché appunto forse dipende anche dall'ignoranza, diciamo, da chi, so, quelli dei call center sono talmente rovinati dalla fatica di questo tipo di lavoro, bisogno, frustrante, dal bisogno, che certo non hanno certo molto tempo per pensare, perché è un lavoro allucinante se si pensa. E poi forse anche pensano, è come Berlusconi ha fatto soldi, forse riusciranno a farli anche loro. Dipende da noi stessi, dal nostro modo di vivere, di essere un esempio anche per gli altri, di vivere secondo quello che si ritiene giusto, etico, senza farsi condizionare dalle mode. Oggi la vita è molto più facile e si apprezza meno quello che si ha. Non so, anzi, venendo a un esempio molto banale,
anche i bambini che come me, che sospirava la bicicletta per anni e anni, quando l'avevano erano felici, era una felicità raggiunta, che oggi non c'è più, perché oggi sa tutto subito, non si apprezza più nulla. E quindi io credo anche dopo la guerra, il tornare, una vita nuova, mi ricordo la passione con cui si andava nelle piazze a discutere di politica, dopo 20 anni in cui nessuno poteva parlare di politica, c'era discussioni accanite e fede anche nei propri ideali, fossero comunisti, fossero democristiani, socialisti, ma c'era un entusiasmo, ora non c'è più. Non lo so, penso che la gente oggi è molto più attratta dal loro piccolo particolare, dai loro piccoli problemi economici, o dalle ferie, dalle vacanze, dal possedere qualcosa, dall'apparire, che l'ideale che c'era una volta, l'ideale comunista, ma anche l'ideale democristiano, non ci sono più, che erano anche lo democristiano rispettabili. Sì, certo, anche i genitori i valori non ce l'hanno, insomma, però la famiglia l'ho sempre vista un po' come un clan egoistico che pensava anche prima per il proprio piccolo particolare. E quindi non è... Però c'erano queste grandi formazioni politiche, c'erano anche questi grossi ideali, l'ideale comunista, li dette tutti sullo stesso piano di partenza, qualunque siano le condizioni economiche, sociali, era un grosso ideale, che a parte le famiglie, diciamo, che poteva questo di volere dare uguali possibilità a tutti, di aiutare le classi più disagiate, erano grossi ideali, che in certo senso anche avevano qualcosa di cristiano, perché anche nel cristianesimo c'è, e quindi erano ideali forti, che oggi non ci sono più. Oggi c'è l'ideale del possedere, non solo, ma poi c'è sempre il fondamentalismo religioso che blocca. Beh, basta pensare a tante, la legge 40, sono cose veramente paradossali, in cui è intervenuta poi la giustizia. Penso per esempio al caso che portatori sani di malattie che non possano esaminare l'embrione prima di impiantarlo, è una cosa delittuosa, antietico mi pare. Ma proprio il fondamentalismo religioso si dimostra antietico. Non solo questo, penso per esempio a tutti gli ostacoli alle coppie di fatto, alle coppie omosessuali, perché dei cittadini che sono diversi per nascita debbano essere penalizzati da una chiesa che dichiara l'amore per tutti, la fraternità. Io ho studiato il cielo come un entomologo studia gli insetti al microscopio. Io analizzavo la luce dei corpi celesti e da questa analisi della luce si applicano le leggi della fisica dei gas, le leggi della fisica atomica per interpretare questi dati, quindi per determinare dati fisici sulle stelle, sulla loro composizione chimica, temperatura, età. Pensare ad esempio dell'universo, tanto questo infinito, probabilmente l'universo infinito nel tempo e nello spazio, probabilmente, non lo sappiamo, ma sembra la cosa più probabile, il fatto che di questa unità dell'universo, nel senso anche noi siamo il risultato dell'evoluzione dell'universo, perché noi siamo fatti di materia che è stata costruita dentro le stelle, nelle reazioni nucleari avvengono le grandi stelle e poi esplodono e sparpagliano questa materia nel mezzo interstellare, da cui si formano altre stelle, si formano pianeti e quindi anche la vita. Quindi lo si può imparare che c'è una grande unità dell'universo e che noi si fa parte di questo universo, che siamo il risultato dell'evoluzione dell'universo, non siamo un qualcosa di estraneo che studia l'universo da fuori, siamo parte dell'universo, credo questo. E quindi anche questo è un invito alla fratellanza a livello universale, perché siamo fatti tutti della stessa materia,
se ci sono gli extraterrestri, esistono gli extraterrestri sono fatti come noi, della stessa materia nostra. Beh, se esistono non lo so, direi molto probabile che esistano, perché ci sono miliardi di pianeti e ci saranno certamente anche miliardi di pianeti simili alla Terra, e allora se ci sono le condizioni perché si sviluppi la vita, e questo sarà successo non solo sulla Terra. Pensare ci sia solo sulla Terra vuol dire pensare che la Terra è il centro dell'universo e tutto gli gira intorno, come pensava gli antichi. E poi questo ha anche un senso di meraviglia, tutto sommato, di pensare in meno di un secolo, e semplicemente analizzando la luce degli illumini così deboli e lontani che sono le stelle, si è potuto ricostruire la storia passata dell'universo, come nascono le stelle, come evolvono, e questo dà un senso anche di d'orgoglio, diciamo, per il nostro cervello, perché siamo riusciti a ricostruire tanto. C'è anche da pensare, se questi alieni fossero molto più evoluti di noi, potrebbe darsi che noi si farebbe la fine che hanno fatto gli aborigeni australiani o pelle rossa d'America. Però pensare di poter viaggiare verso un altro sistema solare, anche un sistema solare a 10 o 100 anni luce da noi, e la luce viaggia a 300.000 km al secondo, noi si potrà andare a un decimo della velocità della luce, quindi 10 anni vuol dire 100 anni per raggiungere un pianeta a 10 anni luce, 100 anni, e quindi vuol dire poter costruire delle astronavi su cui generazioni e generazioni possano vivere, riprodursi. Io non sono pessimista, io penso, insomma, anche la società potrà ritrovare dei valori, perché insomma non è che tutti sono senza valori. Io sono ottimista, sono sempre stato ottimista, e credo che insomma, in fondo, se si guarda indietro, le società passate erano molto più crudeli, molto più feroci di oggi. Oggi nessuno si diverte più a assistere all'impiccagione, almeno nei paesi europei, come le tricotose, no? Che andavano a assistere alla ghigliottina. Oppure non ci sono più quegli spettacoli cruenti, tipo Colosseo, con gli schiavi e lottavano con le belve. I costumi si sono addolciti nel tempo, e oggi, anche oggi, se si guarda i diritti, l'attenzione per i diritti del cittadino, sono molto migliorati, almeno nei nostri paesi del primo mondo, da quello che erano anche 100 anni fa. 100 anni fa non c'era un'assistenza pubblica, non c'era una sanità pubblica, non c'era la scuola per tutti, non c'erano tutte le protezioni che ci sono oggi. Quindi in ogni caso, tutto sommato, si vive molto meglio oggi, c'è molto più attenzione ai diritti delle persone di quelli che c'era un secolo fa. Forse c'è stato un livellamento, per cui allora c'erano delle punte e una grande ignoranza di base. Oggi c'è un livellamento in cui più o meno tutti hanno certe, una cultura di base minima ce l'hanno. Quindi dal punto di vista globale io direi sì, le cose sono migliorate, non peggiorate.